Buonasera a tutti e benvenuti al nostro secondo appuntamento di questo mese, due molto ravvicinati, ma questa sera cambiamo argomento, quindi lunedì abbiamo parlato di Congo, questa sera invece parliamo di Ruanda, in particolare il genocidio ruandese di cui oggi è l'anniversario. Sono 28 anni dal genocidio ruandese e ho il piacere di parlare con l'avvocato Maria Stefania Cataleta del coordinamento minori e con Maria Teresa del coordinamento minori e donne. Ascolteremo sicuramente i loro due interventi, in particolare Maria Stefania ci parlerà del genocidio come crimine internazionale, mentre invece Maria Teresa si concentrerà sul Ruanda di oggi. Ma prima di tutto vorrei farvi una piccolissima introduzione su quello che è stato effettivamente il genocidio. Io mi occupo, dal punto di vista, appartengo al coordinamento di Amnesty dell'Africa centrale ed orientale e sono la coordinatrice del Ruanda. Quindi giusto un'infarinatura generale su cosa effettivamente è stato il genocidio ruandese. Vediamo se la tecnologia mi assiste. Molto bene. Dunque, prima di tutto qualche dato. Dal 7 aprile al 16 luglio, quindi in poco più di 100 giorni, nel 1994, si consumò uno dei più tragici genocidi del XX secolo, il genocidio ruandese, appunto. Infatti, in pochi mesi morirono centinaia di migliaia di persone e le stime oscillano tra le 500.000 e il milione di individui, quasi tutti, per la maggior parte, appartenenti all'etnia Tutsi, una delle principali etnie in Ruanda, anche se vedremo alla fine di questa presentazione che è inopportuno parlare effettivamente di etnia, non è più un concetto che si utilizza in questo caso. Il genocidio però non fu semplicemente un atto scellerato compiuto quasi dal nulla, ovviamente affonda in radici storiche profondissime. Addirittura la storia tra le tensioni tra questi due gruppi risale al periodo precoloniale. Infatti, in periodo precoloniale, i Tutsi si occupavano principalmente di gestire il potere politico e l'allevamento del bestiame, mentre invece la popolazione Hutu si concentrava sull'agricoltura e deteneva il potere religioso. Questa differenza venne ulteriormente alimentata, allargata e soprattutto cristallizzata dai colonizzatori, ovvero i belgi in particolare. Infatti, i belgi, prima di tutto, nel momento in cui arrivarono in Ruanda, iniziarono, che in realtà arrivarono addirittura prima cioè la colonizzazione belga effettiva inizia nel 1926, ma i contatti sono antecedenti al XX secolo in realtà. E principalmente dialogarono con la popolazione che loro pensavano detenere tutto quanto il potere, quindi i Tutsi, e privarono gli Hutu della loro autorità religiosa. Inoltre, e questo è sicuramente l'aspetto più importante, iniziarono a diffondere dei dati storici fallaci e un'interpretazione capziosa dei testi sacri, attraverso cui, in qualche modo, hanno ascritto i Tutsi ai popoli camiti, collegandoli direttamente, o meglio, in maniera più diretta e più vicina agli europei, e quindi ponendoli in un gradino superiore dal punto di vista razziale, così ritenevano loro, agli Hutu. Ulteriormente vennero cristallizzate queste differenze quando negli anni 30 del Novecento vennero introdotte, le carte d'identità. Quindi sul documento di identità era scritta la razza di appartenenza. Questo era il termine utilizzato, ovviamente non si può più parlare di razza. È un termine fortemente inappropriato dal punto di vista scientifico. Quindi successivamente in periodo si avvicina alla decolonizzazione e le tensioni tra i due gruppi aumentano notevolmente.
Una cosa che è importante puntualizzare è il fatto che le dinamiche ruandesi si collegano a quelle dei paesi vicini, proprio perché le etnie in realtà non corrispondono ai confini degli stati, per cui si trovano popolazioni Hutu e Tutsi anche nei paesi confinanti, quindi ad esempio in Burundi, e le vicissitudini del Burundi sono molto importanti per capire il genocidio ruandese. Nel 1959 iniziarono le prime rivolte violente della popolazione Hutu contro la monarchia Tutsi che era stata posta al governo dai Belgi. Nel 61 ci fu un referendum che portò all'indipendenza nel 62 e venne poi accompagnata dallo sterminio di oltre 100.000 Tutsi. Quindi, come vedete, in realtà la dinamica del genocidio è molto, molto lontana nel tempo. Nel frattempo le violenze si espandono anche al Burundi e nel 1973 in Ruanda vi è il colpo di stato del generale Hutu Juvenal Habyarimana. Ancora la situazione in Burundi peggiora e continuamente vi sono spostamenti di popolazione Hutu e Tutsi tra i due confini, creando quindi dinamiche anche violente di tensioni e le tensioni continuano ad aumentare fino al 1990, in cui il Fronte Patriottico Ruandese, che è ancora oggi il partito dominante, inizia a prendere il potere e gli scontri violenti porteranno poi al genocidio del 1994. Se siete interessati ad approfondire questi argomenti, vi consiglio prima di tutto il testo di Mahmoud Mamdani, che è uno studioso ugandese. Il quale si è occupato moltissimo di studiare come le dinamiche storiche e sociopolitiche hanno portato le vittime a diventare dei killer. In questo testo, appunto, si è intitolato When Victims Become Killer, studia come processi storici di brutalizzazione di un determinato gruppo di persone portano a un esploit della violenza. Un altro testo molto, molto interessante che ci tengo a consigliarvi è il testo di Ugo Fabietti, un grande antropologo italiano, il quale nel suo testo Elementi di antropologia culturale parla anche delle dinamiche del genocidio ruandese. Dunque, se volete avere un punto di vista più accademico sulla faccenda, vi consiglio questo testo. Ultimissime precisazioni prima di lasciar parlare le nostre ospiti. Cosa vorrei che ricordaste prima di tutto che il fatto che i Tutsi fossero una razza o un'etnia, che come dicevo prima sono due termini che adesso non si dovrebbero più utilizzare nel contesto ruandese, soprattutto razza ovviamente, ma anche etnia. Quindi l'idea che i Tutsi siano intrinsecamente diversi dagli Hutu è una costruzione culturale europea, una costruzione della disciplina dell'antropologia, una disciplina che ai tempi era stata asservita al potere coloniale e quindi dimostra come sia facile e anche molto molto pericoloso l'ascrizione di una disciplina accademica alle dinamiche politiche. E quindi arriviamo alla conclusione che già in realtà di cui già ho parlato, ovvero il fatto che Tutsi e Hutu siano due gruppi etnici distinti, in realtà è ora oggetto di forte contestazione, anche perché storicamente ci sono stati molti matrimoni misti, il che ha portato ovviamente le due popolazioni a essere sempre estremamente vicine, sia dal punto di vista culturale che anche genetico. Bene. Spero che, ecco, questa breve presentazione in qualche modo vi abbia fornito qualche elemento per poter ora comprendere gli interventi di questa sera. Quindi richiamo nello stream l'avvocato Maria Stefania Cataleta che ci parlerà effettivamente di che cosa vuol dire genocidio dal punto di vista dei crimini internazionali, quindi che cos'è effettivamente un genocidio. Buonasera. Sì, salve, buonasera. Sì, parlerò del genocidio, però vorrei introdurre il mio discorso con un ricordo personale.
E in particolare il mio viaggio in Ruanda. Io mi sono recata in Ruanda nel 2006, quindi a 12 anni dai massacri, e mi ricordo ancora quel giorno. Ero atterrata all'aeroporto di Kigali con un Beechcraft delle Nazioni Unite, quei velivoli a due eliche spaventosi, ed era solo il preludio di quello che sarebbe stato la mia visita del Ruanda, appunto a 12 anni dai massacri, in cui ancora si respirava nell'aria la paura. E la mia prima tappa è stata l'Hotel delle Mille Colline, che è famoso perché è stato il set di un film famoso che ha fatto conoscere il genocidio del Ruanda a tante persone. Il film era l'Hotel Ruanda. In realtà è stato il teatro, quell'hotel di massacri sanguinosi, e che è tornato ora agli antichi splendori come una meta turistica di lusso, frequentato da uomini di affari di passaggio a Kigali o da famiglie in vacanza. E quel teatro, quell'albergo è stato proprio teatro di massacri, e mi faceva uno strano effetto vedere nella piscina nuotare i turisti quando la piscina era stata adibita a fossa comune, perché venivano ammassati i cadaveri. Era un po' un luogo di pellegrinaggio quell'hotel di Kigali, così come lo erano il mausoleo del genocidio e il memoriale dei caschi blu, perché bisogna anche sempre ricordare che sono stati uccisi anche dei caschi blu delle Nazioni Unite durante il genocidio. E quindi, diciamo, quella era una prima tappa. Dopodiché io sono stata ospite di famiglie ruandesi in case dove molto semplici, dove mancava l'acqua corrente, e ho visitato i siti dei massacri, le case, ho sentito le ricostruzioni dei superstiti ancora traumatizzati, che descrivevano nei minimi dettagli tutte le sevizie, le violenze subite. I luoghi dei siti dei massacri erano quasi sempre scuole o chiese, dove venivano ammassate molte persone e poi bruciate vive. E di quella mia permanenza in questa casa di ruandese, in cui viveva una sola donna, mi ricordo molto bene. Mi aveva fatto una certa impressione vedere una foto affissa al muro di una famiglia numerosissima, una famiglia africana con il capostipite, i nipoti dei nipoti, tanta gente felice, allegra, e sotto c'era una scritta: "We will never forget you", non vi dimenticheremo mai. E quella donna mi disse, la padrona di casa, che quella sua famiglia era stata decimata durante il conflitto, il genocidio. Il genocidio è definito le noyau dur, il nocciolo duro della competenza razione materia della Corte Penale Internazionale, di cui si sente tanto parlare oggi per i crimini di guerra commessi in Ucraina. Fino a poco tempo fa era poco conosciuta questa giurisdizione. Generalmente il genocidio è un crime d'età, vale a dire che è attuato in esecuzione di decisioni politiche adottate al vertice delle istituzioni statali. Infatti, il genocidio nasconde il progetto di uno Stato o di un'organizzazione statale, e la cui conoscenza viene richiesta all'autore del crimine. Il primo grande genocidio del XX secolo, come sappiamo tutti, è stato quello degli armeni, che è stato perpetrato nel 2015. Ed è rimasto impunito poiché una clausola del Trattato di Losanna del 1923 accordava un'amnistia. Non ha seguito la stessa sorte in termini di impunità la Shoah, un genocidio che ha visto puniti i principali responsabili, ma non per genocidio, bensì per crimini contro l'umanità. In tempi più recenti, infatti, all'inizio degli anni 90, relativamente recenti, la guerra nei Balcani
in Ruanda hanno visto compersi nuovi genocidi. In Ruanda, il 6 aprile del 1994, l'aereo che trasportava il presidente ruandese Juvenal Habyarimana e il presidente del Burundi, entrambi di etnia Hutu, fu colpito da due razzi quando era in fase di atterraggio a Kigali. Non si salvò nessuno, ma poche ore dopo la situazione nel paese precipitò. Quell'attentato diede infatti inizio al genocidio del Ruanda e ai massacri sanguinosi e indiscriminati da parte dei membri dell'etnia Hutu, che coinvolsero anche il Burundi, nei confronti della minoranza dei Tutsi, ritenuta responsabile dell'attentato. Ma furono uccisi e perseguitati anche gli Hutu considerati moderati o tolleranti. Nel giro, come abbiamo detto prima, di circa 100 giorni, fino alla metà di luglio, furono uccise almeno 800.000 persone, ma molti stimano che le vittime siano state 1 milione. Ci furono decine di migliaia di stupri e di bambini arruolati come soldati. Il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, istituito subito dopo proprio per giudicare e condannare i responsabili delle atrocità, ha statuito che nel 1994 gli Hutu hanno commesso un genocidio, poiché oggettivamente i Tutsi erano un gruppo etnico caratterizzato da stabilità e permanenza determinata dalla trasmissione ereditaria. Inoltre, i Tutsi erano considerati un gruppo etnico proprio dagli autori del genocidio. Winston Churchill definì il genocidio il crimine senza nome. Si dovette attendere la creazione di un neologismo da parte del giurista polacco Raphael Lemkin, che coniò il termine appunto genocidio, inteso come uccisione di una nazione o di un gruppo. Lo fece nel suo lavoro pubblicato nel 1944, Axis Rule in Occupied Europe. Nel 1945 i procuratori del Tribunale di Norimberga menzionarono il genocidio nell'atto d'accusa, anche se nella sentenza si parlò di crimini contro l'umanità. Infatti il genocidio non era espressamente menzionato tra i crimini contro l'umanità dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga, né dall'articolo 2 della legge numero 10 del 20 dicembre del 45, emanata dal Consiglio di controllo alleato in Germania, che autorizzava ogni potenza occupante a svolgere processi indipendenti contro sospetti criminali nella propria area di occupazione. Fu con la risoluzione dell'Assemblea Generale numero 96 del 1946 che il genocidio fu qualificato come crimine internazionale, definito come il rifiuto del diritto all'esistenza di interi gruppi umani, così come l'omicidio e il rifiuto del diritto a vivere di singoli esseri umani, un rifiuto che sciocca la coscienza dell'umanità, infligge gravi perdite all'umanità ed è contrario alla legge morale, nonché allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite. Dunque è un crimine internazionale che il mondo civile condanna, e per la cui commissione gli autori principali e i loro complici sono punibili, a prescindere se abbiano agito per motivi razziali, religiosi, politici o per qualsiasi altro motivo. Nella giurisprudenza successiva a Norimberga, il genocidio è stato configurato come un crimine autonomo, distinto dai crimini contro l'umanità. E questo diede il via per l'elaborazione della Convenzione di New York per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, con cui l'autonomia del crimine di genocidio è stata confermata. È stata adottata questa convenzione il 9 dicembre del 48, ed è entrata in vigore il 12 gennaio del 51 e ad oggi è adottata da più di 150 stati ed è tuttora il testo normativo di riferimento in questa materia. La Convenzione sancisce che il genocidio, malgrado il suo carattere politico, non è considerato un crimine politico e ciò ne permette l'estradizione. La Convenzione non ha ancora ottenuto sul piano internazionale un consenso unanime, poiché non è stata ratificata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e ciò nonostante essa ha forza cogente. Nell'articolo 1 della Convenzione le parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace,
sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire e punire. L'articolo 1 impone agli stati contraenti non solo un obbligo di prevenire e reprimere il genocidio commesso da individui che si trovino sotto la loro influenza, ma anche implicitamente un obbligo di non commettere essi stessi genocidio attraverso i loro organi. Inoltre, l'obbligo di prevenzione e repressione previsto dall'articolo 1 ha natura erga omnes, cioè si estende a tutti, è valevole nei confronti di tutti, e ciò deporrebbe a favore della quasi universalità della giurisdizione, che significa che i giudici di qualsiasi stato parte possono processare e punire un individuo per genocidio anche in assenza di contatti con il foro. L'articolo 2 della Convenzione offre una definizione del genocidio come uno dei cinque atti indicati commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. I cinque atti indicati sono l'uccisione dei membri del gruppo, le lesioni gravi all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo, la sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita miranti alla sua distruzione fisica, totale o parziale, le misure miranti ad impedire le nascite all'interno del gruppo, il trasferimento forzato di bambini da un gruppo ad un altro. Quindi l'articolo 2 definisce i due elementi, oggettivo, l'actus reus, e soggettivo, la mens rea, richiesti affinché si configuri il crimine di genocidio. L'elemento oggettivo può consistere in uno dei cinque tipi di atto sopramenzionati, mentre l'elemento soggettivo, cioè l'intento, consiste nel fatto che tali atti devono essere commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Non è genocidio il cosiddetto genocidio politico, cioè la distruzione degli avversari politici. E ne nemmeno il genocidio culturale, cioè la distruzione di simboli culturali di un gruppo. Non è pacifico se costituisca genocidio la pulizia etnica, ossia l'espulsione forzata di civili appartenenti ad un gruppo da un'area geografica in modo da realizzare un'omogeneità etnica locale. Infatti, se la commissione di atrocità al fine di convincere un popolo a lasciare il proprio territorio sono supportate dal mero intento della deportazione e non della distruzione del gruppo, allora non vi è il genocidio. Il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia attribuisce le caratteristiche del genocidio alla pulizia etnica ed in quest'ottica ha collocato il massacro dei musulmani di Srebrenica nel 1995, ma in altri casi lo stesso tribunale, come nel caso Tadic, non ha qualificato la pulizia etnica come atti di genocidio. Il genocidio, il divieto, è una norma di genocidio, è una norma imperativa del diritto internazionale e come tale non ammette deroghe in nessuna circostanza. Secondo il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, il genocidio è the crime of crimes, il crimine dei crimini, ed è un crimine contro le droits des gens, il diritto delle genti, che può essere commesso tanto in tempo di pace che in tempo di guerra. L'intenzione di distruggere in tutto o in parte il gruppo richiede una valutazione quantitativa, perché infatti si uccidono parecchie persone, ma secondo una importante corte internazionale, la Corte Internazionale di Giustizia, il solo approccio qualitativo non basta. L'esempio può essere lo sterminio di dirigenti o capi religiosi, possono essere per mettere a repentaglio la sopravvivenza del gruppo. Anche l'incitamento a commettere genocidio è punibile laddove diretto e pubblico. Esso consiste nell'azione per la quale un soggetto induce un altro a commettere atti di genocidio. Questa condotta è stata oggetto di un'innovativa giurisprudenza del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda in processi che hanno avuto ad oggetto l'uso della radio come veicolo per diffondere i messaggi che incitavano a commettere atti di genocidio, la famigerata radio Milcolin,
o la composizione, la messa in onda di canzoni miranti a promuovere lo sterminio dei Tutsi, come quelle del compositore Simon Bikindi. E a proposito dell'uso dei media, vorrei spendere qualche parola all'uso della radio in particolare nel genocidio in Ruanda. Infatti, la propaganda messa in atto attraverso il mezzo radiofonico era proprio volta a diffondere panico, paura e odio attraverso una distorsione narrativa studiata abilmente a tal punto da scatenare una reazione collettiva e orientare condotte illecite e violente. La popolazione ruandese era diventata dipendente dall'informazione radiofonica, soprattutto quella proveniente dall'emittente radiofonica, appunto Radio dei Milcolin, controllata dal partito Hutu al potere, quello dell'allora presidente Habyarimana, a capo di uno tra i governi più oppressivi dell'Africa, caratterizzato da corruzione e propaganda ideologica divisiva. Il presidente era accusato, tra l'altro, di incoraggiare l'attività del cosiddetto Réseau Zéro, che era un'organizzazione composta da squadroni della morte in seguito implicati nel genocidio. La propaganda della radio dei Milcolin aveva largamente influito sul consolidamento del monopolio del potere nelle sue mani. La sede dell'emittente era situata proprio nelle vicinanze del palazzo presidenziale. Ora, l'appartenenza etnica su cui il governo aveva strutturato la società era enfatizzata dalla propaganda radiofonica pro-Hutu, che giocò un ruolo fondamentale nel genocidio. La radio dei Milcolin divenne il megafono della propaganda politica filogovernativa, anche perché la popolazione ruandese, specie i giovani, era col tempo diventata dipendente dall'informazione radiofonica, specie l'informazione politica, per via della scarsa alfabetizzazione e della mancanza di fonti di informazione alternative. Già negli anni immediatamente precedenti al genocidio venivano diffusi messaggi radiofonici basati sull'odio razziale, dove le accuse reciproche scatenavano episodi violenti. I giornalisti indipendenti furono i primi bersagli del genocidio, poiché essi si sottraevano alla propaganda e offrivano un messaggio diverso. Ne fu ucciso un numero impressionante. Erano continue le hot news trasmesse, così venivano chiamate le notizie spesso inventate, che imputavano varie accuse agli oppositori politici in maggioranza Tutsi. Erano messaggi che infiammavano gli animi. Ovunque si ascoltava Radio dei Milcolin, nei bar, ai checkpoint dei militari, nelle case. Aveva questa radio completamente preso il posto della radio dell'emittente nazionale che era Radio Ruanda. A partire dal giorno della morte del presidente, cioè il 6 aprile, la radio dei Milcolin cominciò a diffondere messaggi che incitavano alla violenza attraverso una retorica che faceva perno sull'inversione della realtà, in cui i Tutsi venivano accusati di odiare gli Hutu, con una narrazione che richiamava anche simbologie e riferimenti biblici. Il presidente era presentato come Cristo, riferimenti storici come la rivoluzione del 1959, durante la quale furono uccisi migliaia di Tutsi, o riferimenti alla cultura popolare, a cui si ricorreva proprio con il fine di irrobustire di credibilità il messaggio di violenza che veniva trasmesso. E ogni voce che potesse offrire una narrazione alternativa era stata silenziata. Le informazioni vere non trapelavano all'esterno, poiché le linee telefoniche erano state interrotte durante i massacri e i giornalisti stranieri erano stati espulsi. Avvocati, attivisti, giornalisti, oppositori erano stati eliminati. L'uccisione del nemico, apostrofato come scarafaggio, era indicata alla radio con il termine lavoro, che veniva portato a termine anche ad opera di squadre della morte, come i famigerati Interahamwe, che era un'organizzazione di giovani indottrinati proprio tramite i media, che ebbe un ruolo di primo piano nel genocidio. Attraverso la radio venivano persino impartite istruzioni su chi e su come uccidere secondo le modalità più efferate e crudeli, come l'uccisione di donne incinte in modi particolarmente cruenti,
o l'incendio di chiese e scuole dove, in cui erano state intrappolate centinaia di persone. La radio dei Milcolin aveva acquisito enorme credibilità e importanza da parte della popolazione che ne dipendeva intellettualmente. Molti sopravvissuti in seguito hanno affermato che le proporzioni del genocidio e l'esodo che si è accompagnato a questo non sarebbero state le stesse senza il contributo della radio dei Milcolin. Che cosa avveniva attraverso il messaggio? Si procedeva alla disumanizzazione che è insita nel genocidio, dove all'altro viene negata la classificazione di umano, che è un'operazione mentale che agevola l'azione distruttrice. Il processo di disumanizzazione separa tra loro gli esseri umani in noi e voi, dove l'altro è visto come estraneo e temibile. Ma la violenza genocidaria non si ferma alla disumanizzazione, poiché questa necessita di un supporto probatorio su cui fondare proprio l'intento distruttivo del gruppo. E questo supporto probatorio è dato dalla minaccia che l'altro rappresenta secondo un meccanismo di proiezione che vede l'altro responsabile delle debolezze del carnefice, a causa, delle debolezze del carnefice, e lo vede causa della messa in pericolo del carnefice. Quindi il meccanismo di disumanizzazione in quest'ottica mette in moto l'autotutela, la legittima difesa. Il movente inconscio del genocidio è la minaccia immaginaria, percepita come reale, che proviene da un soggetto che in realtà non è che una vittima inerme. E qui la vittima è il gruppo, che è giudicato colpevole collettivamente e per questo ritenuto meritevole di una punizione. In questa prospettiva si inserisce la teoria del complotto, che è una recriminazione tipica dei regimi totalitari, portati a considerare le minoranze come l'origine di tutti i mali della società. In questi regimi si è spesso proceduto alla privazione dei diritti civili, come quello alla cittadinanza, e il mancato riconoscimento sociale rende l'altro sprovvisto di tutela. I genocidi sono spesso commessi ai danni di minoranze, che possono essere costituite da gruppi interni allo Stato, in questo caso sono visti come refrattari a qualsiasi forma di assimilazione, o da gruppi esterni allo Stato, e in tal caso essi vengono visti come estranei e barbari. Se è vero che il genocidio è sempre un crimine di Stato, la privazione dei diritti fondamentali priva il gruppo del diritto alla protezione contro possibili abusi proprio ad opera dello Stato. Le situazioni che precedono il compimento di genocidi cominciano infatti con la perdita dei diritti civili e tutte le fasi del genocidio sono segnate dalla negazione. Il genocidio può essere perpetrato attraverso varie condotte che possono abbracciare diversi aspetti. Viene in rilievo l'aspetto politico dell'azione genocida, quando le tracce del carattere nazionale vengono cancellate, ad esempio attraverso il cambiamento dei nomi delle strade. Vi è poi l'aspetto sociale, attraverso il cambiamento del sistema legale o la soppressione della classe intellettuale. Vi è anche l'aspetto culturale, mediante la sostituzione della lingua e del sistema scolastico, la distruzione dei beni artistici, l'aspetto economico, tramite l'impoverimento del gruppo, le cui misere condizioni di vita comportano anche un impoverimento intellettuale, ma vi è anche l'aspetto biologico, per mezzo di politiche di decremento o impedimento delle nascite, l'aspetto fisico che va dalla debilitazione fisica attraverso il razionamento del cibo fino ad arrivare all'eliminazione in massa, l'aspetto religioso come la rinuncia all'affiliazione religiosa a vantaggio di un altro credo e anche l'aspetto morale attraverso l'impoverimento dei valori morali, incoraggiando abitudini malsane al fine di indebolire la consapevolezza dell'appartenenza al gruppo. Ora, la perpetrazione del genocidio è un comportamento che si protrae nel tempo e non è che il culmine di un processo preceduto da atti prodromici come la discriminazione, una politica persecutoria, le aggressioni fisiche, il disconoscimento nazionale, l'espulsione, l'espropriazione, i massacri e la deportazione, secondo la stessa retorica genocidaria, volta a neutralizzare il senso di colpa del persecutore e a distruggere l'identità della vittima, anche
anche semplicemente attraverso il linguaggio. La disumanizzazione porta all'identificazione della vittima come essere malato o animale infimo e disgustoso, come il ratto nella retorica nazista o la blatta proprio in quella del genocidio ruandese. E l'uso offensivo di pesticidi, battericidi, gas asfissianti e velenosi, medicamenti, veleni, si colloca proprio in quest'ottica purificatrice che vede spesso il mondo animale o quello della patologia medica come una metafora della disumanizzazione. La propaganda poi e la macchina burocratica trasformano attraverso una sorta di gioco semantico il genocidio in intervento disinfestatore o terapeutico chirurgico che si rende indispensabile per purificare e liberare la società. E si accusa infine la vittima di essere carnefice attraverso la disinformazione, la manipolazione, la falsificazione dei dati che sono viste come operazioni necessarie per predisporre l'autodifesa. Queste sono le caratteristiche dei genocidi passati, presenti e ovunque nel mondo e sono le mie riflessioni che hanno fatto seguito anche al mio viaggio in Ruanda tanto tempo fa e che mi ha fatto piacere condividere con voi questa sera. Grazie. Grazie mille a te Stefania per questa, Maria Stefania, per questa presentazione veramente, veramente molto interessante. Penso che tu abbia toccato punti veramente importanti che dovremmo tutti quanti tenere a mente. Il fatto che sia così facile tante volte attraverso la propaganda, attraverso i media, procedere ad un'inversione della realtà. Per cui le vittime sono presente, per cui i carnefici si presentano come autovittime. Sono processi veramente, veramente molto interessanti e hanno portato a crimini veramente terribili come i genocidi, ma è molto interessante come tu abbia anche sottolineato il processo di disumanizzazione che avviene, quindi come sia facile dimenticarsi dell'umanità di un certo gruppo di individui, quando addirittura l'essenza stessa di essere umano viene messa in dubbio e come sia anche facile che alcune persone lo accettino, per cui vi è veramente un processo di manipolazione dell'informazione profondo e a cui bisogna prestare tantissima attenzione. Dobbiamo continuare a chiederci se non sta per caso avvenendo anche attualmente, nel senso, ci sono sicuramente eventi dell'attualità che ci fanno riflettere moltissimo sulle parole che hai appena condiviso con noi, ecco. Anche l'idea dell'autotutela, il fatto che dobbiamo proteggerci da qualcuno, per cui in realtà sono gli altri che sono una minaccia nei nostri confronti, quindi noi attacchiamo loro per difendere in realtà noi stessi. Sono dinamiche che sicuramente dobbiamo prestare molta attenzione. Ecco. E ora ci spostiamo dal panorama giuridico a cui ci ha appena introdotto Maria Stefania per vedere quelle che invece possono essere le dinamiche sociali del genocidio. Per cui insieme a Maria Teresa vogliamo un po' scoprire che cosa vuol dire vivere all'interno di una popolazione che ha vissuto un'esperienza traumatica come quella di un genocidio. Quindi, riportato nella stream Maria Teresa del Coordinamento Minori, prima ho fatto un errore di cui mi scuso, l'ho scritta anche un altro coordinamento Grazie. del Coordinamento Minori. Bene, presento, vediamo se riesco. Perfetto, e mi rimuovo io. Bene, grazie Maria Stefania e Simona. Certo che parlare adesso, dopo questa tua testimonianza, Stefania, è difficile, è molto difficile, però è anche difficile immaginare che tra il verde di queste colline siano stati perpetrati tremendi omicidi. Allora, io mi servo, mi è venuto in aiuto un passaggio della testimonianza di Raffaele Masto, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, morto un anno fa. Raffaele Masto era entrato in Uganda a seguito del Fronte Popolare Ruandese con Kagame
e ha potuto vedere con i suoi occhi i massacri che erano avvenuti e raccontare poi nei suoi servizi. Con un collega abbiamo trovato casa in una villa sulla sommità di una collina, da cui si vedeva poi la città sottostante. Da qualche notte dopo, dopo che si trovavano là, avevano notato nella collina di fronte delle luci, non si sapeva bene. E allora hanno deciso di andare a vedere. Scoprirono che era una discoteca. Incredibile, adesso cito il servizio di Raffaele. Si trattava di una pista da ballo improvvisata, un impianto voce raffazzonato, un frigorifero, le luci psichedeliche e un generatore. Non considerai quella discoteca un oltraggio ai morti. No, niente affatto. Lo considerai un inno alla vita. E conclude, l'Africa, anche di fronte al genocidio, all'olocausto, alla negazione della vita, sceglieva di vivere. Sceglieva la speranza che l'uomo potesse un giorno fare qualcosa di buono. Ecco questo passaggio un po' più soft. Oggi però, oggi è 7 aprile, anniversario del genocidio. Oggi nessuno canta in Ruanda, nessuno ha cantato. È la giornata del ricordo, della memoria. L'orario di lavoro è ridotto, la chiusura delle scuole ormai è dal 1° aprile. Silenzio, nessuno può cantare, niente radio né televisione. Le persone si riuniscono nei memoriali, che sono i luoghi dove sono sepolti i pochi resti che sono stati recuperati dalle persone trucidate nei loro villaggi. Ce ne sono moltissimi sparsi nei vari villaggi, proprio perché diventano luoghi del ricordo e luoghi visibilissimi. Il 7 aprile poi è anche la giornata internazionale di riflessione sul genocidio del 94, proclamata dalle Nazioni Unite. È difficile dimenticare, si diceva. E uso il passato rispunta sempre, e uso volutamente questo verbo perché è successo anche recentemente che facendo degli scavi, durante i lavori di scavo, appunto, siano state trovate delle ossa umane, il resto probabilmente di una fossa comune. Ma ci sono violenze vissute che lasciano segni indelebili e per questo penso che non abbiate bisogno di ulteriori parole. Ci sono sì stati casi di riconciliazione durante i tribunali tradizionali, i gacciaccia, però resta in fondo all'anima questo distacco, questo dispiacere, questa sofferenza, perché dappertutto si trovano segni del genocidio. Anche se le politiche del presidente Kagame, le politiche hanno cancellato la dicitura Hutu, Tutsi, Twa, siamo tutti ruandesi, però quando tu ti trovi di fronte qualcuno che sai che ha ucciso il tuo vicino, che ha ucciso la tua famiglia, è un po' difficile. Anche se io ho trovato un'aria di condivisione anche. Ecco, non dimentichiamo ricordiamo i 2 milioni di profughi che si erano rifugiati nella vicina Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, e che al loro rientro hanno dovuto reinventarsi una nuova vita, nuove strade, nuove case. Come diceva Stefania, fa parte proprio anche che poi questa è la ricostruzione, no? Per dimenticare, quindi non si trovano più le vie, non si trovano più le proprie case. E io mi fermo un attimo su questo 2 milioni di profughi che nelle mie vecchie carte si diceva è il più grande esodo della storia. L'ho dovuto cancellare purtroppo, perché non sappiamo ancora quanti saranno gli esuli dall'Ucraina. Quindi la storia non ci ha insegnato niente. In questo paese trasformato in un cimitero a cielo aperto, ha vinto la vita, la speranza. Ed è questa speranza che io vi racconterò. È Ruanda che ho conosciuto durante i miei viaggi dal 2011. Faccio parte di una ONLUS che segue progetti di sviluppo a nord del Ruanda, proprio sotto i vulcani. Ho visto la parte più umile, la parte più nascosta del paese.
conosciuto donne, tante donne. Se mi fai passare queste, sono quattro slide. Donne, tante donne, magnifiche, magnifiche, lavoratrici, madri di famiglia. No, questa dopo. Torna indietro. Eccolo. Curiose e desiderose di apprendere. Molti sono i laboratori artigianali, gli orti comunitari costituiti da cooperative di donne che si fanno anche imprenditrici. Molto spesso sono vedove, vedove della guerra, vedove dell'AIDS, quindi si sono dovuti prendere in mano la famiglia. E poi ricordiamo questa eccellenza del Ruanda che le donne rappresentano il 60% dei parlamentari. Ecco, ma prima di andare avanti alcune informazioni sul Ruanda. Ecco la slide. Simona? Ecco, dal punto di vista geografico, eccovelo là velocissimamente, è al centro dell'Africa. Confina con la Repubblica Democratica del Congo, l'Uganda, la Tanzania e il Burundi. E quindi è proprio inserito nel cuore dell'Africa. Adesso volevo farvi riflettere un po' per capire com'è la situazione poi delle persone in Ruanda, confrontando la superficie del Ruanda con quella della nostra Sicilia. La superficie del Ruanda è 26.338 km². Quella della Sicilia è un po' meno. Però i 13 milioni di abitanti in Ruanda, cioè 427,6 persone per chilometro quadrato, fa veramente pensare rispetto ai 4 milioni della Sicilia che sono distribuiti 185 persone per chilometro quadrato. Quindi Ruanda è un paese sovrappopolato. E oltretutto in una situazione di orografica, chiamiamola, no? Territoriale, di colline che si susseguono continuamente. Le lingue ufficiali sono il Kinyarwanda, il francese, l'inglese che è stato introdotto nel 2008 e lo Swahili. Tralascio questa scheda sulla suddivisione fra Hutu e Tutsi che è quella che si usava e che però è quella che ha acceso poi anche il genocidio. Avanti. Ecco, adesso arriviamo all'altro aspetto, cioè come vive la gente. L'indice di sviluppo umano dal genocidio del 94 è andato progressivamente migliorando. Ora, nel 2022, il Ruanda è il 160esimo posto su 189 nazioni, paesi, davanti alla Nigeria e dietro il Ruanda. Invece, nella scheda successiva, dobbiamo pensare proprio a quello che si diceva prima, al territorio del Ruanda, alla sovrappopolazione. Allora, l'89% delle famiglie rurali pratica l'agricoltura su piccola scala. Quindi tutto dipende poi dal tempo, dalla siccità, dalle malattie delle piante. Col Covid, ad esempio, adesso molta gente non è potuta andare al campo a seminare o a raccogliere, quindi si è creata quasi una situazione di carestia in alcuni villaggi. Questo porta al fatto che il 38,2% è fonte World Food Program, 38,2% della popolazione continua a vivere sotto la soglia della povertà e un quinto vive in situazione di insicurezza alimentare, non sa se metterà sul tavolo tutti i giorni un minimo di cibo. La cosa però che più impressiona è che il 33% dei bambini presenta un arresto della crescita e questo chiaramente diventa un danno per la società del futuro. Ecco, salito al potere, Paul Kagame si è subito dedicato a due cose importanti, due aspetti importanti. Uno è l'igiene e l'altro la sicurezza. Per quanto riguarda l'igiene, macroscopicamente ho messo questa cosa, cioè le case
le case che prima erano costruite di fango, ma fango resta ancora, ma con i tetti di paglia o di foglie di banane, dovevano essere distrutte. E sostituiti, i tetti dovevano essere sostituiti con lamiere che fornite dallo Stato. E questo è uno degli aspetti della politica di igiene. L'altro aspetto è che entrando in Ruanda, già dall'aeroporto, non si vedono sacchetti di plastica monouso per terra, perché questi sacchetti sono stati proibiti già da molto tempo e quindi dà già subito l'impressione di pulizia, anche se tutto è lindo, tutto è pulito, ci sono fiori, aiole, il traffico ordinato. Stefania, l'Hotel de Mille Colline è quello sotto a sinistra. È tutto pulito, tutto ordinato. E quindi, qui vediamo il centro servizi, vediamo palazzi, vediamo grattacieli. È una città, una metropoli come sono quelle occidentali. È brutto fare questa affermazione. Però qui non è così caotica. È tutto ordinato. Ci sono impiegati, c'è molta gente per la strada e turisti che possono muoversi anche di notte, perché Kigali è la città più sicura dell'Africa. Ecco, adesso faccio un po' di volevo farvi vedere, capire perché di questo exploit del Ruanda. Oggi alcune notizie, alcune informazioni. Oggi il Ruanda guida assieme all'Etiopia e alla Guinea Equatoriale la lista dei paesi subsahariani cresciuti a un ritmo più veloce nel ventennio scorso. Il Ruanda ha predisposto l'agenda di riforma dell'intera Unione Africana, ha raggiunto tassi di crescita economica quasi ineguagliata, 7,4% tra il 2000 e il 2020. Kigali ha ospitato nel 2016 il primo World Economic Forum in Africa. Nel 2009 è stato annesso al Commonwealth come 54esimo membro. Dopo il Mozambico, il Ruanda è il secondo paese ammesso a far parte dell'organizzazione postcoloniale britannica senza alcun legame precedente con il Regno Unito. Sono altri traguardi importanti, se volete, anche di immagine, no? Di immagine, sono stati raggiunti nello sport. Il Ruanda ha sorpreso tutti diventando uno degli sponsor nel maggio del 18 della squadra calcistica inglese dell'Arsenal, di cui il presidente è tifoso. E si è aggiunta poi alla squadra francese del Paris Saint-Germain. Sulle maglie dei giocatori è stampata la dicitura Visit Ruanda. Inoltre, qui vedete tante biciclette. Il comitato direttivo dell'Unione Ciclistica Internazionale ha annunciato l'assegnazione dei campionati del mondo di ciclismo del 2025 proprio a Ruanda. Per la prima volta nella storia di questo sport, l'evento si terrà in Africa. La bicicletta è un po' il trade union anche fra i villaggi, no? Quindi è uno sport che si pratica intanto economico, ma poi soprattutto passa attraverso i villaggi e crea unione. E le casette, questa strada che voi vedete, che è sterrata, però è affiancata da queste case tipiche del fronte strada, cioè con le colonnine e con il portico. Ma adesso ho solo un breve tratto biografico del fondatore di Paul Kagame. È stato il fondatore del partito del Fronte Patriottico Ruandese ed è noto soprattutto per aver portato a termine la conclusione del genocidio e poi della seconda guerra del Congo. È stato designato presidente nel 2000, è stato riconfermato alle elezioni presidenziali del 2003, a quelle del 2010 e in seguito al cambiamento, un nuovo regolamento della Costituzione, potrebbe essere
È stato eletto nel 2017 e potrebbe essere potenzialmente presidente fino al 2034. Lasciando Kigali, eccola qua la cosa, lasciando Kigali, ci si avvia su questa comoda strada asfaltata dai cinesi, che è la strada principale, l'asse principale che porta alla Repubblica Democratica del Congo e porta direttamente sotto i vulcani, cioè al posto, alle località dei gorilla, porta direttamente ai gorilla. I gorilla costituiscono una grossa parte del budget del paese, una fonte di reddito del paese. È un turismo di elite, quello del gorilla. Gli hotel sono molto costosi, così come la partecipazione ai trekking. Però i gorilla sono curati, coccolati, monitorati costantemente. Anche in questa sede, che è il Diane Fossey Gorilla Fund costruito con i fondi del Diane Fossey Gorilla Fund International. Diane Fossey è stata la studiosa dei gorilla, ha vissuto in mezzo a loro nella foresta ed è stata uccisa, probabilmente si pensa, da bracconieri. Però ecco, questo fondo che ha istituito, anche questo fondo che è stato istituito in memoria di Diane Fossey, è uno dei più importanti perché raccoglie soprattutto giovani provenienti da ogni parte del mondo che qui vanno a studiare, a monitorare non solo i gorilla, ma anche a studiare metodi per curare l'ambiente. Vai. Ecco, seguendo sempre la strada che porta i gorilla, chiamiamola così, si intravedono i villaggi sulle colline, che sono raggiungibili però da strade sterrate e tortuose. Le colline, ecco, le vedete coltivate fino sul cucuzzolo e soprattutto sono coltivate dalle donne. Sono le donne che lavorano i campi che coltivano e solo con l'uso della zappa. Non si usano animali né tantomeno mezzi meccanici perché proprio è impossibile data la morfologia del territorio. Ecco, quindi pensate, questi campi sono la vita. Nel momento in cui c'è stato il lockdown del Covid, molte donne non sono potute andare al campo e quindi, ecco, si diceva prima, quasi carestia. Grande fatica che si fa sentire soprattutto per le donne incinte. Infatti, è stato rilevato che durante il periodo di maggior lavoro nel campo, che può essere quello di sodare il terreno per la semina o il momento del raccolto, aumentano gli aborti spontanei. Ecco, si coltiva, vedete, si vede mais, fagioli, patate. La produzione del tè e del caffè, di cui Ruanda è grande esportatore, è concentrata nelle zone meno impervie. Il lavoro, tuttavia, è sempre manuale. Terreno lavico è difficile da coltivare, ma sempre a suon di zappa le donne lo dissodano e lo preparano per la coltivazione. Sempre in tema di donne, mi sono occupata recentemente di un problema, del problema dei giorni. Oh no, ferma. Non vedete. Del problema dei giorni del ciclo. Poverty period. Sinceramente non ci avevo mai pensato e me ne vergogno. All'inizio del 2020 ero in Ruanda, ho incontrato un'equipe di giovani dottoresse italiane, parlando, confrontandoci, mi hanno raccontato che avevano incontrato delle studentesse in un college che su loro richiesta hanno espresso la loro difficoltà di tipo igienico-sanitario, ma anche pratiche tipo avere assorbenti, che le teneva lontane da scuola in quel periodo.
Ecco, questo è un problema che è sentito. Si stanno costruendo e allestendo, anche con il sostegno governativo, le girls' room. Sono casette o stanze in cui le ragazze possono distendersi su un lettino se stanno male, trovano assorbenti, una brocca con l'acqua e un catino per lavarsi. Nella stessa località, una cooperativa di donne confeziona assorbenti lavabili con i tessuti locali. È chiaro che questo non è sufficiente, ma è necessario educare per sradicare una cultura dello stigma e dei pregiudizi legati alla donna mestruata. È una novità: nel 2019 il governo ruandese ha abolito la tassa sugli assorbenti. Questo dovrebbe servirci. Vi do solo un dato africano totale. Una ragazza in Africa, una ragazza su 10 non va a scuola durante il ciclo perché non ha accesso a prodotti mestruali o perché non trova la necessaria privacy nell'uso delle toilette delle scuole. Io le chiamerei latrine, quelle che ho visto. Ecco, questa però è discriminazione. Quindi è ancora più importante agire sul piano culturale. Ecco, qui si innescano due temi cruciali. L'acqua, legata all'igiene, l'abbiamo legata all'igiene per quanto riguarda il poverty period, e la scuola, legata alla cultura. Vai. Ecco, l'acqua manca ancora in molti villaggi rurali, cioè nel senso che non arriva, non c'è proprio nelle case. Io ho visto bambini e bambine con la loro tanica gialla e donne, persone anziane, che andavano a riempire le loro taniche sul fondovalle, inerpicandosi poi con le taniche pesanti sul fianco della collina. 20 kg. Ecco, questo è invece un rubinetto, una fontana comunale. Ecco, una delle cose che molto spesso mi restano negli occhi del Ruanda è proprio il giallo delle taniche, con cui si fa tutto, non solo servono da contenitori, ma servono poi quando sono dismesse, anche ai giochi dei ragazzi. Ho conosciuto un onlus che sta costruendo, ecco la ragazzina che va a cogliere l'acqua. Questa, ferma. Ho conosciuto un onlus che si occupa della costruzione degli acquedotti con la contribuzione dello Stato. Ecco, mi hanno raccontato questa testimonianza. È appunto un amico così, che aveva intervistato una coppia quando l'acqua era finalmente arrivata ad un villaggio situato a nord del paese. Nord-est. La donna parla: mi chiamo Perpetue, ho 61 anni e mio marito Rukundu ne ha 64. Oggi, grazie a questo progetto, abbiamo una fontana d'acqua vicina a casa. Prima andavamo lontano, laggiù nel fondovalle, ci impiegavamo un'ora lungo la strada di 20 chilometri, molto scoscesa. Risalire quella strada con il peso della tanica da 20 litri alla nostra età era diventato impossibile. Spesso ci facevamo aiutare dai nostri nipoti, ma per loro significava trasportare dei pesi equivalenti al loro stesso peso, impiegarci ore, avere meno tempo per lo studio e il gioco. Adesso che abbiamo la fontana proprio fuori casa, la vita per noi è cambiata. Cambiata proprio in tutti i sensi, no? Più libertà, non solo più igiene. Ecco la scuola ora. La scuola, ecco, in Ruanda, nell'ultimo periodo, qui vedete una scuola, era il momento della ricreazione, erano i primi giorni di scuola, quindi erano ancora tutti molto, molto liberi. Nel campo dell'istruzione il Ruanda ha ottenuto grandi successi, il 98% dei bambini è scolarizzato, ma rimane un problema la qualità dell'istruzione che rimane spesso insoddisfacente. Stando infatti a studi recenti, tra gli scolari ruandesi si constatano ancora gravi ritardi nelle competenze di lettura, scrittura e aritmetica. Inoltre in Ruanda continuano a mancare insegnanti e ci sono ancora classi che ospitano 58 allievi. La formazione dei docenti è di scarsa qualità. Ho trovato una nota che mi è molto dispiaciuta, io sono stata maestra. Spesso faticano ad adeguarsi alle esigenze e ai livelli di conoscenza degli scolari.
Inoltre, per poter accedere al sistema scolastico, i bambini devono già all'inizio dell'anno avere tutto il materiale, cioè quaderni, libri, la divisa, ecco, matite e penne. Ecco, questo è il fatto di avere, di dover, che le famiglie devono acquistare, le tasse, che devono acquistare in un unico blocco tutte queste. Tutto quello che serve per la scuola crea dei grossi problemi proprio a livello economico. E dobbiamo proprio pensare che in Ruanda, nella zona rurale, le zone rurali meno sviluppate, la scuola rappresenta un importante strumento per sfuggire alla fame, alla violenza, allo sfruttamento. Quindi se intervengono poi fattori esterni di tipo economico, chiaramente parliamo di discriminazione e sappiamo che molti bambini potrebbero essere anche esclusi dalla società di domani. Ecco, fin qui la mia narrazione, che ha compreso luci e ombre del paese. Adesso arrivo a me come attivista di Amnesty International. Sono attivista da più di 40 anni e in particolare ora sono specialista, come si diceva, dei diritti dei bambini e delle bambine. E è chiaro che quando visito un paese, il mio occhio balza sempre sui diritti rispettati o violati delle persone. Ecco perché ora, per concludere, citerò il rapporto annuale 2021 di Amnesty International, che è uscito proprio fresco fresco in questi giorni. Il 10 maggio, ecco, cito dal rapporto. Le autorità hanno adottato una serie, nell'anno precedente, hanno adottato una serie di misure per contrastare la pandemia da Covid-19 e per promuovere il diritto alla salute. Il 10 maggio 2020 il Presidente ha annunciato la grazia per 10 ragazze e donne condannate per reati di aborto. Sono continuate le violazioni per i diritti ad un equo processo, alla libertà di espressione e di privacy, assieme a sparizioni forzate, accuse di tortura ed eccessivo uso della forza. Ecco, il rapporto chiaramente presenta molti esempi, cioè presenta casi di persone che hanno subito queste violazioni. Io riferirò soltanto il caso di Paul Rusesabagina, che è noto come colui che nascose nell'hotel de Mille Collines Tutsi e Hutu moderati, contribuendo a salvare 1268 persone. Rusesabagina è stato giudicato colpevole di reati di terrorismo a settembre scorso, al termine di un processo e di un periodo preprocessuale segnati da gravi irregolarità. Insieme ad altri 20 coimputati è stato processato in relazione agli attacchi delle Forze di Liberazione Nazionale, un gruppo a cui aveva precedentemente dimostrato il suo supporto. Dopo il suo trasferimento illegale da Dubai, doveva andare in Burundi, ma invece si è trovato a Kigali. Il 28 agosto, è arrivato a Kigali il 28 agosto del 2020. Scomparso per 4 giorni, durante i quali, secondo i suoi avvocati, è stato torturato. Questi giorni di buio, di scomparsa, in cui non si sanno notizie, sono i giorni pericolosi per le torture. È stato poi tenuto incomunicato per altri 3 giorni. Il legale designato dalla sua famiglia è stato negato l'accesso per le prime 6 settimane di detenzione. Ecco, durante i quali è stato rappresentato da 2 avvocati pro bono. Fermati. Le autorità carcerarie poi hanno violato il suo diritto alla privacy, hanno ispezionato e confiscato documenti privilegiati e riservati che gli erano stati portati dagli avvocati. Ecco, una serie appunto di prevaricazioni lo hanno anche così umiliato, tanto che dal 12 marzo in poi egli non ha più partecipato alle udienze perché riteneva che i suoi diritti a un processo equo non erano e non sarebbero stati rispettati. Il 4 aprile, quindi 3 giorni fa, la Corte d'Appello di Kigali ha confermato la sentenza di condanna a 25 anni di carcere, quella condanna che era stata emessa in primo grado per atti di terrorismo.
Ecco, un altro soltanto due parole per il dir sul diritto alla privacy, che si lega anche un po' al discorso, al caso di Russa Sabagina. Ecco, a luglio del 2021 il Pegasus Project, che è un progetto a cui aderiscono un organismo senza scopo di lucro, a cui aderiscono 80 giornalisti di 17 mezzi di informazione di 10 paesi, ha rivelato che il telefono della figlia di Paul, Karine Kanimba, era stato infettato dallo spyware Pegasus dell'azienda israeliana NSO Group. Si ritiene che il Ruanda sia un cliente di questo gruppo. Infatti, secondo le indagini del Pegasus Project, più di 3.500 numeri di telefono, compresi quelli di giornalisti, oppositori politici, politici stessi, sono stati diplomatici, erano stati selezionati come potenziali obiettivi per lo spyware. Ecco, io concluderei qui la mia narrazione e resto a disposizione. Allora, ecco, questa è una slide, una foto che ritrae bambini, sono il nostro futuro. Fra l'altro, questi sono figli di donne indigenti, provengono da famiglie molto indigenti. Alcuni sono stati raccolti per la strada. Qui, in questo centro di accoglienza, vengono nutriti, no? E poi frequentano la scuola. Ecco, questi bambini e tutti i bambini del Ruanda costituiscono il futuro. E adesso fatemi un minuto solo per vedere qualche volto di bambino. Questo è il gioco, io metto tanto il gioco. Questo è il gioco del cucù. Il gioco del cucù, il bambino che si affaccia a vedere cosa fanno gli adulti. Poi il gioco dei sassi, tutti, non so voi giovani, tutti noi abbiamo giocato a questo. Avanti, il pallone, guardate come sono orgogliosi questi due mister con il loro pallone. Avanti, e questa ragazzina che gioca con i tappi delle bottiglie di birra. Ecco, un'ultima slide, perché un ultimo ricordo del Ruanda, e siamo in alta collina dove non si può coltivare, dove c'è solo il pascolo. È uno dei paesaggi indimenticabili dei miei viaggi. Ecco, sotto questa collina si estende una piana rigogliosa di piante da tè. E questo è Ruanda. Grazie. Grazie mille a te, Maria Teresa, per questa presentazione che ho voluto lasciare finire perché appunto sicuramente le esperienze personali sono molto, molto, sempre molto interessanti da sentire e magari possono, ecco, suscitare anche qualche spunto nelle persone che ancora non ci sono state. E richiamo anche Maria Stefania, che so che purtroppo ci dovrà salutare a breve, si sta facendo effettivamente un po' tardi, siamo andati un po' lunghi. Ma ho visto che in realtà mi sono arrivate delle domande su WhatsApp, quindi non compariranno adesso, ma voglio comunque mostrarvi un commento di un signore che ci ha seguito e che ci ringrazia per questa serata. Ci dice davvero utilissima questa serata e sono felice che abbiamo potuto in qualche modo condividere qualche informazione o qualche spunto di riflessione di cui ancora non eravamo a conoscenza. Ma non so se Maria Stefania volevi salutare o devi proprio scappare oppure puoi aspettare che pongo queste due domande che ho ricevuto e magari hai anche tu qualcosa da aggiungere. Guarda, giusto 2 minuti, poi purtroppo devo lasciare. Certo, allora leggo velocissimamente le domande e magari. Allora, ci chiedono, abbiamo parlato tanto di quello che fanno le donne in Ruanda, ma gli uomini alla fine di che cosa si occupano? E la seconda domanda invece riguarda il processo di riconciliazione. E ci chiedono se il silenzio è effettivamente l'unica pratica che viene attuata o se ci sono anche altre azioni più positive e costruttive per riconciliare. Non so chi vuole. Allora, per parlare degli uomini, parlo io. Intanto dobbiamo pensare che
Le donne sono rimaste vedove della guerra e dell'AIDS. Gli uomini, adesso che si sta sviluppando l'edilizia, ad esempio, vengono occupati nell'edilizia. Oppure, io li ho visti molto spesso qua, con le biciclette cariche di taniche, vanno, portano al mercato le taniche con la birra e soprattutto con i prodotti che le donne hanno coltivato. Ecco, questo io ho potuto rilevare. Comunque, sono presenti gli uomini. Magari penso si occupino anche del pascolo, magari quello Sì, da cui. io ho visto nel pascolo, sono ragazzotti più che altro, però ecco, dove il pascolo è difficile lavorare. Nelle piantagioni di tè, soprattutto, sono sempre le donne. E quindi ecco, però gli uomini dovrebbero fare i lavori più pesanti e lo fanno trasportano cose impossibili, carichi impossibili con la loro sulla loro bicicletta, cosa che le donne non vanno in bicicletta. Io non ho mai visto una donna in bicicletta. Ecco, quindi tutto il trasporto lo fanno gli uomini. E la riconciliazione, Maria Stefania, vuoi dire tu qualcosa? Sì, beh, posso dire quello che è stata la mia impressione durante il mio viaggio. C'era molta paura, si respirava nell'aria, quindi io non ho avuto proprio l'impressione che ci fosse questa riconciliazione, che comunque si raggiunge attraverso dei processi molto lunghi, sociali. Ci sono le commissioni di riconciliazione, ma quelli sono strumenti alternativi alla via giudiziaria, perché in genere con la riconciliazione vengono concesse anche amnistie, perché si predilige questa strada del perdono, dell'oblio. Nel caso del Ruanda si è scelta la strada giudiziaria, è stata istituita un tribunale internazionale, il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, e quindi si è deciso che una via per la riconciliazione dovesse essere proprio la individuazione dei responsabili e la loro punizione. E questo è stato fatto anche attraverso i tribunali popolari, Gacaca all'interno proprio del Ruanda. Quindi io direi che nel caso del Ruanda si è scelta la via giudiziaria più che altro, e quella è stata prescelta per raggiungere la riconciliazione attraverso lo strumento giudiziario. Ma credo anche ormai attraverso un'attitudine a non parlare. Siamo tutti ruandesi, questo è il motto il motto che è stato lanciato, proprio il motto per riconciliarsi. Anche se, come si diceva, è difficile perché tu ti trovi accanto la persona che ha ucciso un tuo vicino. Oppure lo stesso per gli Hutu, che magari vedono, sanno benissimo che un loro parente ha ucciso, ha massacrato. Quindi sono dinamiche molto difficili da superare. So che si fanno ancora incontri per rielaborare la vicenda. Ecco, si tenta comunque di non parlare alle manifestazioni del 7 di aprile vanno tutti e non si e siamo tutti ruandesi, anche se magari in fondo al cuore chiaramente è difficile, difficilissimo. Sappiamo che ci sono genocidari e genocidarie nelle carceri, sono stati portati davanti alla giustizia e sono in carcere. E quindi questa è una cosa, però il popolo, la gente, secondo me cerca di non parlare, perché è un rinnovare continuo la sofferenza di chi
di chi ha subito, ma anche di chi ha fatto. Grazie, grazie mille per questi interventi. Non vedo in realtà altre domande. E visto che siamo anche andati lunghi, direi che possiamo concludere qui. Vi ringrazio ancora, sia Maria Stefania che ci ha appunto dato tantissime informazioni riguardo al genocidio, e Maria Teresa invece che ci ha permesso di avere uno sguardo più personale sul Ruanda. Bene, buona serata a tutti e vi ringrazio ancora. Grazie. Salve. Buonasera.